Ciao a tutte e a tutti, benvenuti in questo nuovo video. E oggi sono qua per farvi vedere un po' come modifico le mie foto su Instagram, che trovate sul mio profilo, che è questo qua che vi sto facendo vedere ora. Ho un profilo privato che in realtà io dico privato, ma accetto tutti praticamente, semplicemente è privato perché c'è la mia vita privata. Invece nel secondo profilo, che è un po' meno seguito, metto più foto del tipo chiedervi consigli su che video fare. È un profilo che uso molto 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 poco, però ecco, non mi piace intasare il mio profilo privato con richieste di video. Questa è l'unica motivazione per cui ho due profili, altrimenti ne terrei solo uno, che sarebbe ottimo lo stesso. Ogni tanto capita che mi chiediate che effetto uso, che applicazione uso. Non è un video richiestissimo, come tanti altri invece lo sono, però mi piace farlo e quindi niente, spero che vi possa essere utile. Allora, dunque, le uniche due applicazioni che io uso davvero tanto 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 sono VSCO Cam, questa qui che vi sto indicando ora, e un'altra che tengo in questa cartella foto, che si chiama Lightroom e che ho scoperto da molto molto poco tempo. Inizio subito facendovi vedere alcune tipologie di foto che a me personalmente piacciono molto, soprattutto l'effetto che in questo periodo mi piace da matti. Gli effetti in questione sono questi, ad esempio questo qua, oppure questo, vabbè, questa la togliamo. Questo è un effetto, non so come spiegarvelo, io l'ho chiamato Warm Brown, non mi sa come nome, perché comunque ha i toni, diciamo, molto caldi rispetto ai toni freddi che io utilizzavo molto, tipo l'azzurro, il blu, eccetera. E ha dei toni molto caldi e lo trovo molto autunnale, non so perché. E vorrei iniziare a fare un feed di Instagram di questo genere, quindi che non abbia troppe modifiche forzate alle foto, ma che comunque si noti la differenza tra una foto normale e una foto di questo tipo. Allora, iniziamo con VSCO e scegliamo una foto. Esatto. Questa è la foto normale, così la foto editata. Mi piace davanti questo effetto, nonostante il mio telefono faccia foto comunque molto molto belle, mi piace ogni tanto editarle. Quindi adesso ne prendiamo una e la editiamo insieme. Ho scelto questa apposta perché a mio parere è cioè una bella foto in sé, ma è una brutta foto a livello di luci, perché come vedete è molto in ombra, è una foto da sistemare, insomma, quindi ho scelto questa apposta, un po' più complessa, diciamo. Ciò che faccio io di solito è lavorare subito sull'esposizione e sul contrasto. Non c'è una regola predefinita, semplicemente gioco sulla foto in questione. Quindi qua è molto scura, perciò aumento un po' l'esposizione e solitamente diminuisco un po' il contrasto. Attenzione a non fare scomparire i soggetti sulla scena, tipo il paesaggio in questo caso. Dopodiché, una volta utilizzavo l'equilibrio bianco, vedete? Adesso non mi piace più, quindi utilizzo molto l'effetto A4 oppure A6, tantissimo. Perché sono appunto molto molto chiari rispetto a questo, ad esempio. Quindi utilizzo questo, abbasso un po'. Una volta che ho selezionato il mio effetto, vado a sistemare il contrasto, perché a questo punto. Ok. Questa era prima, questa è dopo. Mi piace molto utilizzare la grana, anche se in realtà dipende dalle foto, perché alcune foto sono belle di qualità, altre magari in cui c'è un soggetto preso un po' più da lontano, sono belle anche con un po' di grana, insomma. E niente, quindi questa è un esempio di foto che mi piace evitare.
altrimenti utilizzo Lightroom e qua invece ci dedico un po' più di tempo perché mi piace un sacco, ok? Foto normale, scattata con il mio telefono, senza effetti, senza nulla, senza modalità ritratto, così. Io ho creato un effetto predefinito, adesso vi spiego tutto. Questa è un'applicazione gratuita. Su YouTube trovate molti preset, si chiamano, ovvero sono degli effetti predefiniti. Alcune persone molto brave si mettono a creare degli effetti su Lightroom e poi li salvano, ovvero salvano tutti quei numeri, diciamo, di contrasto, di esposizione, e poi ve li fanno vedere così che voi possiate ricopiare quell'effetto. Ecco, io in questo momento sto facendo la stessa cosa, ovvero clicco su predefiniti, vedete questi nomi li ho dati agli effetti che ho come predefiniti, e quello che uso sempre ultimamente è Warm Brown, è questo qua, Warm è il mio preferito. Io clicco su V e adesso vi vado a leggere tutti i numeri che dovete selezionare per avere questo effetto qua. Quindi quando siete sulla vostra foto cliccate su luce e andate a sistemare le luci a meno 67, le ombre. Rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, blu e questi qua, niente. Fine. Poi effetti, andate a modificare la chiarezza a più 12 e poi basta. Dettagli, nitidezza 21. Riduzione disturbo 26, riduzione disturbo colore 27. Fine. A questo punto cliccate su V, aspettate, sui tre puntini in alto a destra, crea predefinito. Io ora non lo faccio perché ce l'ho già predefinito, e in questo modo vi si salvano queste impostazioni così che voi possiate utilizzarle in altre foto. Quindi questi sono gli effetti che io utilizzo praticamente sulle mie foto, su foto di persone. Su foto di luoghi invece mi piace molto questo. Scegliamo una foto di mare, ad esempio, predefiniti. Poleng è bellissimo, cambia molto i colori come vedete, ma mi piace da matti, fa questo cielo color tipo turchese, è meraviglioso, e anche questo è un effetto predefinito. Bene ragazze, questo era tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Se avete qualche indicazione su app da usare, qualsiasi cosa mi possa essere utile, fatemela sapere qua sotto nei commenti, e soprattutto fatemi sapere se userete questi effetti che vi ho così consigliato, insomma. E nulla, vi mando un bacio, alla prossima.